Benvenuti a tutti. Oggi è sabato, 22 ottobre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Voglia di viaggio subito appagata. La luna vagabonda vi rende irrequieti, sognate di inseguirla girando come trottole, possibile se avete una cassetta di vacanza a portata di ruota, ma se muoversi significa albergo o agriturismo, aspettate almeno la prossima settimana, con 4 giorni a disposizione il vostro viaggio avrà più senso. Parlare di luoghi lontani vi allarga il cuore, ma allo stesso tempo vi intristisce, pensando ai vostri conti non esattamente esaltanti, destinazione e chilometraggio si ridimensionano da sé. Affari tranello, un volpone vi guata, leccandosi già i baffi sulle vostre sostanze. Umidità a rischio di raffreddore, l'indolenzimento alle spalle dipende dalla stanchezza di fine settimana, capita di sabato sentirsi atlante con il peso del mondo sulle spalle. È un uomo in vista, decisamente autoritario e severo, particolarmente attento alla sostanza. Un uomo in divisa, un uomo che ha autorità. È un professionista, come un medico, un avvocato, un giudice, o che per motivo del suo lavoro indossa una qualunque divisa. E il marito, il fidanzato, il padre severo, l'amico intransigente. Fondamentalmente prospetta un riordinamento nella propria vita e una più severa rivalutazione dell'amore. Aspettate ancora la persona giusta e non resterete delusi. Guardatevi intorno perché potrebbe essere più vicina di ciò che immaginate. Giorno ideale per chiedere consigli alle persone giuste. Ascolta gli altri con più attenzione. Benissimo il lavoro. Inventiva e capacità intellettive. Benessere. Farai colpo su qualcuno. Potrai dare pieno sfogo alle tue curiosità intellettuali. Possibili malintesi con amici e colleghi, prendete a cuor leggero ogni critica che oggi vi verrà avanzata e fate sempre del vostro meglio in ogni campo. In serata alcune piacevoli sorprese. Farete un incontro singolare e inaspettato. Sfruttate l'occasione. Non stressatevi troppo. Potrebbe cagionarvi solo nervosismo. Adesso avete bisogno di serenità. Fate buona guardia alle vostre cose oggi, potrebbero far gola a qualche ladro o malintenzionato. Prestate particolarmente attenzione se dovete andare in giro portando con voi dei soldi. Voglia di viaggiare, di evadere con la fantasia. Leggi un buon libro. Oggi sono favoriti i colpi di fulmine e le nuove conoscenze. Vi sentirete particolarmente attratti verso gli altri e varte dei picocli momenti di gioia che vi aiuteranno non poco. Oggi Giove e la Luna favoriranno la vostra intelligenza che sarà particolarmente acuta grazie anche a un benevolo influsso di Saturno che, unitamente a Mercurio, favorirà il dialogo con gli altri. I vostri problemi personali in questa giornata potrebbero influenzare molto il vostro lavoro e questo potrebbe generare molta confusione anche tra i vostri colleghi. Se lavorate in un ambiente in cui le gerarchie contano, cercate di non scavalcare nessuno, altrimenti potreste passare momenti difficili. Il vostro partner potrebbe non capire alcuni dei vostri atteggiamenti e voi altrettanto. Giornata di intensa attività. Lavoro che accoglierete con entusiasmo, riuscendo a portarvi avanti anche in quelle che saranno le scadenze future, specie se siete liberi professionisti. La Luna, signora del vostro segno, transitando positiva in Vergine, vi renderà mentalmente svegli, contribuendo a un clima rilassato e affettuoso nei diversi ambienti dove vi muoverete, da quello professionale a quello familiare, dalle conoscenze occasionali al gruppo degli amici fidati. Urano benefico promette novità che toccano la sfera sociale e mondana. Per il fitness vi ritemprate più che in palestra nella quiete della vostra dimora, davanti a un libro avvincente o un film imperdibile ricordatevi, però, che il vostro fisico ha bisogno di moto quotidianamente e ogni tanto dovete trovare il tempo per farlo. Se siete rimasti troppo lontani da una persona adesso sarà possibile recuperare il tempo perduto. Non vi piace che alcune persone parlino alle vostre spalle, dicano cose di voi che non sono vere, soprattutto sul lavoro. Potete riprendere i discorsi lasciati a metà, specialmente con le persone della vostra famiglia. Prima che arrivi la prossima settimana dovrete riprendere in mano alcune situazioni,
altrimenti vi ritroverete con un carico eccessivo. Avete spesso dei problemi legati alle questioni strettamente pratiche, poiché è difficile gestirvi in alcuni contesti. Abbiate la vostra solita pazienza e vedrete che tutto migliorerà. Plutone si oppone al vostro segno da tempo memorabile e allora lasciatelo lì, senza degnarlo nemmeno di un'occhiata. A farvi buon gioco la Luna in Vergine, serena, intelligente ed equilibrata, come le persone che oggi vi capita di incontrare sia per lavoro, sia per una serata di svago. Supporto da Urano, i vostri amici più interessanti e geniali, e da Nettuno, che stimola la fantasia e se il meteo tiene vi porta fuori città, nella casetta di vacanza dove iniziare la vostra notte d'amore con la natura, che proseguirà fino a domenica sera, tra passeggiate, meditazione, romanticismo e qualche manicaretto locale. Amore ed Eros. Inutile continuare a controllare la posta o il cellulare, la chiamata o il messaggino che aspettate con ansia non arriva. Se il problema è un litigio non resta che fare il primo passo, se inseguite solo un sogno d'amore, meglio tornare coi piedi per terra. Cari Cancro, se siete rimasti troppo lontani da una persona adesso sarà possibile recuperare il tempo e il terreno perduto. Non vi piace che alcune persone parlino alle vostre spalle, in particolare che dicano cose di voi che non sono vere, soprattutto sul lavoro. Desiderate del pepe nella vostra vita sentimentale? Vi farà piacere sapere che sono in arrivo nuovi incontri, grazie alla complicità di un conoscente. La fiamma dell'amore brilla per le coppie consolidate. La Luna è positiva e Plutone negativo, è possibile che, pur nella piacevole intesa emotiva col partner, vi possiate sentire non completamente apprezzati come vorreste. Adottate un atteggiamento più razionale e badate alla solidità dei sentimenti. Exploit erotici per i nati in giugno. Lavoro e denaro? Difficile progredire da soli, ma costruendo rapporti validi con persone solidali e non competitive potreste produrre meraviglie. L'essenziale è iniziare col piede giusto, cercando il contatto che fa per voi. Esami discreti, ma potreste far meglio studiando un pochino di più. La vostra pragmaticità vi darà una gran bella soddisfazione. Assecondate il vostro capo, a volte acconsentire è la cosa migliore da fare senza polemiche. I rapporti con i colleghi e i collaboratori sono improntati alla cooperazione e, con alcuni, anche all'affetto. Nettuno favorevole fa sì che riusciate a concludere tutto nei tempi e con le richieste che vi sono state fatte. Benessere. L'umidità è la vostra nemica, vi raffreddate subito o accusate doloretti alle spalle e alle braccia. Ricordatevi di sgranchire e muovere periodicamente le dita delle mani, riattivando la circolazione prevenite il danno. Le stelle vi concedono una salute da leoni. Dopo un periodo di stress siete più sereni. Una visita specialistica vi risolverà alcuni problemi legati alle ossa che vi preoccupavano da tempo. Per lei, basta star chine sui libri, più ripassate, prese dal panico, e meno vi sembra di sapere, una tazza di valeriana vi aiuta più di un bigino. Per lui, ispirazioni creative e geniali ma fumose, disturbati da interferenze esterne, confondete i vostri bisogni con le voci degli angeli. Colore delle emozioni, blu. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 6. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.